La piscina di Via Roma resta inagibile. Il pallone di copertura cascato lo scorso settembre a causa del vento non può essere riparato e uno nuovo, oltre a costare quasi 100.000 euro, sarebbe inutile, visto che a settembre inizieranno i lavori di ristrutturazione dell'impianto e fra 2 anni dovrebbe essere pronto quello olimpionico di Iolo. La scorsa settimana è stato fatto un sopralluogo dall'azienda manutentrice che ha emesso il verdetto. Il pallone è usurato e se anche si decidesse di intervenire non è garantito che la struttura regga per tutta la stagione. Del resto, ordinarne uno nuovo, al di là del costo, allungherebbe ancora di più i tempi e si arriverebbe quasi a primavera. Nel frattempo, le società di pallanuoto e quelli di sincrono si allenano in altre piscine della città, ma le condizioni non sono ottimali perché la profondità c'è solo nella piscina di Viale Galilei, dove tutti chiedono di essere spostati. Trovare una soluzione non è facile, anche perché si innesca un meccanismo a scacchiera. Se si liberano spazi per pallanuoto e sincro, bisogna spostare le altre attività. Per cercare di trovare una soluzione, l'amministrazione comunale ha deciso di convocare a breve tutte le società sportive per sondare proposte e disponibilità e quindi trovare la quadra.